Siamo stati molto orgogliosi di ricevere la medaglia del Presidente della Repubblica per questo evento e anche per la città, perché di fatto è una grande attenzione che il Capo dello Stato riserva a questo evento, e crediamo che anche il tema che gli abbiamo dato quest'anno, dedicato appunto dove l'Europa fiorisce a Cervia, credo che l'abbia particolarmente colpito, e quindi insomma come sempre sostiene questo nostro evento che richiama nella nostra città i migliori maestri del verde da tutta Europa. Sono più di 60 le realtà e danno, credo, un'idea bellissima di città, un messaggio direi internazionale di pace come sono i fiori, e credo che insomma sia davvero per noi un motivo di orgoglio. Siamo molto contenti che la Regione, il Capo dello Stato, insomma ci siano sempre molto vicini. Questa qui è una grande manifestazione, e non ho smentite, questa qui è la città più fiorita d'Italia. Abbiamo oltre 350.000 piante di fiori, quindi è una cosa veramente eccezionale. Tutta la città, da Tagliata a Milano Marittima, è tutta fiorita. Pensa un po', 1.400 giornate oltre lavorative. Questi personaggi che vengono da tutta Europa hanno lavorato non 5, 8, 10 ore al giorno per preparare le loro aiuole. E poi non è soltanto questo, perché hanno lavorato anche nelle loro città per preparare gli elementi che dovevano mettere qui a Cervia. Quindi non soltanto fiori, ma anche elementi strutturali nelle aiuole. Noi siamo una città turistica, in tutti i modi è molto interessante che i nostri turisti, quando vengono a Cervia, i nostri cittadini, vedono i colori di questi fiori e sentono i profumi. È una città turistica, meglio di così non si può. Vogliamo sottolineare qualche sponsor, adesso poi andremo a ringraziare anche Adriana Spazzoli, Mapei. La Mapei, però anche la Movite Strade, che è uno dei nostri sponsor veramente eccezionali, e tantissimi altri, dall'Ascom alla Confesercenti. Sono da ringraziare. Cooperativa Bagnini, sono da ringraziare tutti. Ecco Riccardo, la soddisfazione di quest'anno e le grandi novità che avete portato? La soddisfazione, sai qual è? È quella di dare una città a posto, con i suoi giardini, con i suoi profumi, cioè è quello di avere una città veramente vivibile. Quindi si chiama Cervia Città da Giardino, non peraltro al suo nome, con questi giardini. Tra le tante rotonde che andremo a vedere ce n'è qualcuna che l'ha colpita in particolar modo? Sono tutte belle comunque per lei, è il papà di tutte le rotonde. Sono tutte bellissime, è molto bella anche quella della Ferrari, sta di fatto che probabilmente invierò una lettera a Marchionne, che gli chiederò anche un contributo per questa manifestazione. Mi sembra giusto, anche perché è una delle più fotografate, vero Todoli? Sì, si vede la Ferrari, tutti quanti vanno dietro la Ferrari a farsi le foto, quindi Maranello ha fatto un grande lavoro. Il 70° della Ferrari che cade proprio quest'anno. 70° della Ferrari, 60 anni dell'Unità Europea, quindi tante belle cose. L'impegno di Cervia è veramente straordinario, quindi il Presidente della Repubblica ha voluto confermare ancora questa attenzione particolare per questa straordinaria iniziativa, che arricchisce ancora di più un'offerta turistica che è sicuramente molto importante da parte del Comune di Cervia. Per cui a queste cerimonie si partecipa sempre con grande piacere, portando il proprio contributo modesto, ma che serve, diciamo, tutti insieme facciamo il nostro impegno, diamo il massimo del nostro impegno per garantire a questa città uno standard di accoglienza elevato. L'amministrazione locale chiaramente è la prima protagonista in questa materia qua, le forze di polizia si danno da fare per contribuire al massimo a creare questo ambiente straordinario. Questa è una delle più belle località dell'Adriatico, c'è poco da girarci intorno. È un riconoscimento, penso, consegnandolo al sindaco, consegnandolo a chi lavora appassionatamente tutto l'anno, alla comunità cervese, al territorio Ravennate, e credo che sia giusto, perché questa è una località che è molto cresciuta anche dal punto di vista non solo dell'offerta turistica, probabilmente lo è sempre stata, ma anche della capacità di sapersi trasformare, visti anche gli importanti lavori che si stanno compiendo in tutta la parte, se penso perfino a Cervia, sui vecchi magazzini del sale, sul porto, eccetera. Mi pare che sia un riconoscimento di cui andare orgogliosi e che arricchisce, credo, le testimonianze
di riconoscenza e di affetto che da più parti d'Italia ma anche d'Europa arrivano verso questo territorio. Cervia, come tutte le altre località della costa, si contraddistingue per la qualità dell'accoglienza e dell'ospitalità. Fra l'altro in questa città da anni, da tanti anni appunto, è partita questa bellissima manifestazione dedicata appunto all'accoglienza, all'ospitalità, ai fiori, una tradizione che viene da lontano e che negli anni si è sempre rinnovata, ma soprattutto una tradizione che ha consentito alla città non solo di diventare più bella, ma anche di stringere dei rapporti importanti con molte città europee, non solo, e questo ha aiutato molto anche la visibilità della nostra città, di Cervia naturalmente in questo caso, e credo sia appunto un premio meritato, un riconoscimento. Fra l'altro recentemente il Comune di Cervia con la Regione Emilia-Romagna e con il Ministero dell'Ambiente hanno firmato la Carta di Cervia, un documento che impegna ulteriormente la città e gli operatori economici a perseguire la strada dello sviluppo sostenibile anche come fattore importante della competitività turistica. Mapei, uno degli sponsor principali di questa bellissima manifestazione, legare il nome Mapei a dei fiori e a questo titolo di quest'anno, che l'Europa fiorisce Cervia, credo che sia ancora più qualificante per un'azienda che già lavora molto bene. Sì, verissimo tutto, verissimo il fatto di essere insieme a questa manifestazione da tantissimi anni, che cresce tutti gli anni, devo dire. E poi ovviamente noi siamo legati al nostro territorio, ma con una prospettiva verso l'Europa è qualcosa di importante. Dobbiamo guardare fuori dal nostro territorio anche, quindi anche con i fiori, con questo progetto, penso che sia un messaggio importante che dobbiamo dare, soprattutto in questo momento un po' difficile, un po' anche che ci porta un po' di instabilità, un po' così, di insicurezza, e quindi perché no? Anche l'iniziativa che Milano Marittima Cervia porta avanti da tanti anni è veramente meritevole. Ma poi non manca mai, c'è addirittura una rotonda che è stata addobbata, arredata, non so come definirla, una bellissima rotonda. L'anno scorso abbiamo visto. Sì, perché quest'anno festeggiamo gli 80 anni come azienda, e quindi devo dire che i maestri giardinieri hanno proposto questa iniziativa che abbiamo accolto con piacere. Ti è piaciuta? Sì, assolutamente sì, molto bella.